Ciao a tutti e bentornati in un nuovo Tessila News. Oggi andiamo alla scoperta, o forse alla riscoperta potremmo dire, di un filato che ha fatto davvero la storia di Tessiland. In tantissimi lo hanno amato e hanno atteso il suo ritorno. Se vi dicessi che si tratta di una cake, di un filato sfumato e in morbida pelliccia, ebbene sì, stiamo parlando proprio dell'Allen. Andiamo a scoprire insieme tutti i dettagli. Per quanto riguarda la manutenzione, per questo filato è consigliato di lavare a mano e ad una temperatura che non superi i 30 gradi con sapone neutro e dopo aver eliminato l'acqua in eccesso consigliamo un'asciugatura su un ripiano. Sono quindi sconsigliati sia l'utilizzo dell'asciugatrice sia la stiratura. È possibile utilizzare tutti i solventi più delicati, eccezion fatta per il tetracloretilene, una cake in morbida pelliccia sfumata, composta al 58% da top acrilico e al 42% da poliammide. Ogni cake ha il peso di 100 grammi e una lunghezza di 190 metri all'incirca. Per questo filato i ferri consigliati sono quelli del 5,5 e del 6, mentre gli uncinetti dal 5 al 5,5. Come possiamo già vedere da qui, questo filato offre delle sfumature davvero particolari, quindi andiamo a scoprire insieme tutte le colorazioni disponibili. Il primo che vediamo è il colore romantico, quindi abbiamo il rosa cipria, il lilla, il verde acqua e il viola. Restando sui colori tenui, vediamo ora il panna. Qui la sfumatura è davvero molto delicata, come possiamo vedere. Quindi passiamo da un bianco caldo fino al panna e un giallino molto tenue. Qui abbiamo invece il beige, come vediamo dei colori caldi, con un inserto anche sul verde salvia, ma anche delle piccole macchioline di colore nella parte più chiara. E poi che dire dei toni più vivaci come il senape. Ed ora il colore più caldo e vivace, ovvero il rosso, un immancabile, quindi diverse sfumature di rosso che arrivano fino al bordeaux, quindi degli intarsi di colore molto particolari che renderanno tutti i capi davvero unici. Con il colore sky abbiamo invece delle sfumature di blu, quindi il blu, il celeste, che si mescolano a dei colori più tenui come il lilla o il magenta. E per concludere abbiamo il nero, la tonalità più scura, quindi partiamo da dei toni di grigi più chiari fino a raggiungere il nero. Abbiamo visto quindi 6 varianti di colorazione delle sfumature delicate, tutte studiate nel minimo dettaglio dai laboratori Tessiland. Quindi se siete alla ricerca di un filato che sia particolare, che sia allo stesso tempo però soffice, delicato al contatto con la pelle e che abbia un tocco unico, che è quindi in questo caso l'effetto pelliccioso, avete trovato l'alleato perfetto. Potrete creare delle sciarpe, dei berretti, ma anche dei cardigan o dei caldi e soffici maglioni a collo alto. L'aspetto della cake può leggermente variare rispetto a quella che è l'immagine mostrata in catalogo. Questo perché si tratta di un filato sfumato, quindi può variare in base alla gomitolatura. Arrivati a questo punto, io vi ricordo di seguirci su tutti i nostri social, quindi la pagina Facebook Meglio di Maya, Instagram, TikTok e Pinterest, ma anche sul nostro blog, dove ogni settimana ci sono tantissimi spunti creativi. Vi aspetto al prossimo Tessiland News!